Eccoci, ciao, buon pomeriggio. Arianna, un piacere se ti vuoi, anzi, prima che tu ti presenti, partiamo da questa premessa. Questa è la mia quinta live su Twitch. Non so se hai avuto occasione di seguire che cosa ho fatto. Sono partita provando ad intervistare uno dei campioni del mondo di StarCraft 2, il nostro campione del mondo, Riccardo Romiti. Sono poi passata da altri pro player e influencer di questo canale e oggi approdo a te. Come mai? Un po' nell'ottica del percorso che abbiamo fatto, quindi provare a parlare di nuove professionalità, ma anche un po' di come i giovani si approcciano alle nuove professioni. E sei saltata all'occhio tu. Mi sei stata presentata, so che hai un progetto molto interessante, visto che questo è un canale frequentatissimo da giovani. E tu sei una ragazza giovanissima e che sta usando una passione, quella della tecnologia, per fare, ne ha fatto un'impresa di fatto e quindi una ragione di lavoro. Vorrei che ci raccontassi un po' chi sei, quanti anni hai e che cosa fai di lavoro. Assolutamente, assolutamente. Intanto grazie, grazie mille di avermi invitata, insomma, per raccontare il progetto e grazie a tutte le persone che ci stanno seguendo. Io appunto sono Arianna e sono la cofondatrice e l'amministratore di Novis Games, che è una startup ad impatto sociale che si occupa di accessibilità e gaming. Io ho 25 anni, ho fondato la società nell'aprile del 2019. E oggi siamo vicini, insomma, a lanciare finalmente il nostro prodotto sul mercato. Quindi qual è il prodotto che lanci sul mercato? Perché è un po' questo anche il motivo per cui ti ho chiamata qui, oltre al fatto che sei chiaramente giovane e sei una ragazza CEO di un'azienda. Quindi è bello di per sé vedere una ragazza così giovane che riesce a Certo. diventare CEO di una propria azienda. Che cosa fai? Allora, noi in particolare appunto abbiamo sviluppato una piattaforma di gaming che fosse completamente accessibile a persone cieche e ipovedenti. Quindi siamo partiti proprio da questa missione, rendere il gaming, il videogioco, davvero accessibile a tutti. E come lo facciamo? Attraverso una piattaforma, quindi un'applicazione, un software che permette di andare a giocare invece che con l'interfaccia video, solamente tramite l'audio 3D spaziale, quindi l'audio spazializzato e le vibrazioni. In particolare, abbiamo testato e abbiamo sviluppato un nostro joystick che si connette al telefono e permette proprio di andare a giocare senza interfaccia video. Uno dei primissimi giochi che abbiamo sviluppato in collaborazione con le associazioni di Torino, che è la città appunto da cui siamo partiti, è un ping pong virtuale, quindi una sfida sportiva in cui è possibile andare a giocare con un'altra persona, che questa sia normovedente, ipovedente o completamente non vedente. Quindi la missione è portare proprio inclusione e accessibilità attraverso il gaming. Quindi permette effettivamente di giocare non solo, diciamo, ipovedente e ipovedente, ma addirittura in misto, diciamo. Bellissima come idea. Sì, l'idea è proprio quella di mettere le persone di fronte a una sfida ad armi pari. Questo è stato proprio un po' il punto di partenza. Sia io che il mio co-founder, poi adesso siamo un team di 4 persone, crediamo molto, no, nell'importanza dello sport come mezzo di inclusione sociale. E quindi l'idea è nata proprio da lì. Io gioco a calcio da quando sono bambina, ho sempre amato fare sport, stare con le altre persone e ci sembrava incredibile che non esistesse ancora qualcosa del genere. E quindi conoscendo le associazioni abbiamo capito che era realizzabile, abbiamo testato i primi prototipi, come dicevo, gli scorsi anni e adesso dopo 2 anni di lavoro sono felice di dire che insomma siamo vicini a lanciare questo progetto e a renderlo, spero, divertente un po' per tutti. Ma ascolta, una domanda un po' banale, ma quando dici ci è venuto in mente, ma se ci vuoi raccontare com'è che ti è venuto in mente? Cioè così d'improvviso avete pensato che potesse essere un'idea, è nata magari, non lo so, mentre giocavi con il tuo cofondatore, vi è venuto in mente al bar durante una chiacchierata? Perché poi sono questi dettagli che sono belli delle idee geniali che vengono a volte, questa Sì, mi sì. risulta che lo sia. No, no, grazie, anzi, grazie per la domanda. Noi in realtà, appunto, siamo partiti un po' da un'idea diversa, cioè
ci piaceva l'idea di partire dallo sport, come dicevo, come strumento per stare con gli altri, e inizialmente avevamo pensato a una piattaforma per fare sport a distanza senza utilizzare il video, e quindi permettendoci, insomma, di giocare a distanza senza bisogno di guardarsi, ma immergendosi un po' nell'ambiente utilizzando gli altri sensi. E quando abbiamo iniziato a testare questa soluzione, appunto, con il gioco del tennis, del ping pong, di colpo io e il mio cofondatore ci siamo guardati e abbiamo detto: cavolo, ma come fa un non vedente a giocare a un videogioco? E quindi da quella domanda, insomma, abbiamo iniziato a fare delle ricerche, ci siamo appassionati, abbiamo detto: cavolo, ma non esiste niente di simile, andiamo a parlare con le associazioni, vediamo se si può fare qualcosa. Noi avevamo già in testa di voler creare qualcosa di nostro, io ho sempre voluto fare, insomma, un progetto che fosse mio, mi piaceva l'idea anche di rispondere a una sfida sociale che potesse essere importante non solo per me, ma anche per altre persone. Cioè, infatti l'idea è bella per quello, no? Perché è inclusiva, e permette a persone che hanno barriere maggiori rispetto alle nostre di riuscire ad essere incluso anche in un tema importante come quello dello sport, in questo caso di un e-sport, per cui siete riusciti a fare qualcosa, secondo me, di bello, sia sul fronte del gioco che sul fronte sociale. L'idea è davvero bella. Ma ora veniamo alla praticità. Se posso chiedertelo, quante difficoltà avete trovato per arrivare a realizzare questo tipo di progetto? Immagino difficoltà finanziarie o difficoltà a riuscire anche a convincere chi vi doveva supportare dell'efficacia, dell'importanza di questo tipo di progetto? Abbiamo avuto tante difficoltà, devo dire, anche tanti fallimenti nel corso degli ultimi 2 o 3 anni, però dall'altra parte ci sono serviti tutti, no, per riuscire a capire bene come presentarci, come posizionarci, anche per farci capire quanto ci tenevamo e quanto credevamo in quello che stavamo facendo. E come hai individuato molto bene tu, partire adesso in Italia con un progetto del genere non è semplice, anche solo i costi per costituire una società, se non ci sono grossi capitali alle spalle dal punto di vista magari delle famiglie, è molto molto difficile. Quindi abbiamo dovuto, insomma, tirarci su con le nostre forze. Io ho sempre dovuto fare altri lavori per potermi permettere, no, di portare avanti quello che era il mio sogno, la mia passione. Però questo ci ha reso, secondo me, ancora più forti e determinati, perché così ogni traguardo che abbiamo raggiunto è stato, diciamo, importante, perché siamo arrivati con le nostre forze, soprattutto grazie al supporto poi delle associazioni in primis, ma anche di tutte le realtà su Torino che, devo dire, ci hanno supportato fin dall'inizio. Il progetto è partito come un programma, diciamo, post-universitario, perché io e Dario ci siamo iscritti ad un bootcamp di prototipazione della SEI, che è una scuola di imprenditoria qui al Talent Garden, Fondazione Agnelli. E devo dire che se non fosse stato per le persone che hanno creduto in noi fin dall'inizio, anche se da subito era un progetto quasi formativo, probabilmente non saremmo qui oggi. Quindi è stato tutto step by step. Cioè, siete riusciti a trasformare un progetto formativo in una realtà, in una solida realtà, come diceva una vecchia pubblicità. Cioè, avete iniziato un percorso di studio e questo si è tradotto effettivamente non solo in una startup, ma in questa console che verrà presentata a giugno, se non sbaglio. Correggimi se sbaglio su questo. Sì, corretto. Diciamo che, appunto, io avevo studiato economia aziendale e, appunto, al terzo anno ho avuto l'opportunità di fare questo stage formativo. Mi piaceva tantissimo l'idea di poter far partire qualcosa di mio, ma devo ammettere, a parte il fatto che comunque all'inizio, quando partono questi progetti, uno tende sempre a dire: vabbè, figuriamoci se sceglieranno me, figuriamoci se mi daranno questa opportunità di essere seguita nel mio progetto. Quella vocina, no, nella testa che ti scoraggia un po'. E poi invece, in realtà, da lì ho conosciuto Dario, ho conosciuto altre persone, siamo riusciti a tirare su un primo team, abbiamo lavorato tanto finché poi, appunto, nel 2019, grazie a un investitore a impatto sociale, siamo riusciti a costituire la società e a testare i primi hardware, i primi prototipi. Oggi ci siamo evoluti tanto, sia in termini di team, perché, appunto, adesso siamo 4 persone, tra l'altro abbiamo la fortuna anche di aver avuto uno dei nostri primissimi beta tester delle associazioni, che è diventato parte del team dall'anno scorso, Bellissimo. quindi, insomma, ci stiamo allargando.
allargando, stiamo facendo diventare anche le associazioni. Sì, sì, no, è una cosa bellissima. E poi vabbè, adesso siamo super emozionati perché uscirà appunto l'applicazione su cellulare, sarà possibile andare a giocare in versione appunto gratuita ai primi giochi utilizzando proprio il telefono come se fosse un controller in una sfida appunto in multiplayer con altre persone. E oggi, oltre ai giochi che abbiamo testato e sviluppato noi, stiamo anche dando la possibilità a terzi di sviluppare contenuti per noi, proprio al fine di rendere l'industria veramente accessibile, dando uno strumento a chi può già fare la differenza. Bellissimo. E una domanda, anche se prima un po' già ne hai accennato, hai detto che avete avuto tanti fallimenti. Sono stati fallimenti nel senso che lungo lo sviluppo della progettualità non siete subito riusciti a trovare diciamo la formula giusta, o sono stati anche dei limiti un po' culturali? Io mi rendo conto che a volte in questo paese noi chiediamo tanto ai ragazzi di avere fiducia nel mondo dei grandi, nel mondo della politica, che vi supporteremo, poi non riusciamo mai ad avere fiducia nelle vostre idee. Quindi ti chiedo in che senso intendevi fallimenti, se propriamente legati semplicemente alla fase magari di sviluppo, oppure anche rispetto a quello che poteva essere l'ambiente circostante che portava forse un po' di sfiducia verso un'idea splendida sulla carta, ma poi difficile da realizzare nella pratica. Sicuramente abbiamo trovato sia difficoltà tecniche, perché comunque siamo un team super motivato, ambizioso, ma devo dire, e anche per fortuna dico, molto giovane, quindi fin da subito abbiamo dovuto metterci in gioco, capire insomma come realizzare poi materialmente le cose. Siamo un team multidisciplinare, quindi abbiamo avuto possibilità anche di confrontarci su sfere diverse, con competenze diverse, però quella è stata sicuramente una prima difficoltà. Però, come accennavi benissimo tu, in realtà la cosa più frustrante tante volte è non trovare supporto magari dalle istituzioni, oppure dall'università, o da chi magari dovrebbe darti, secondo me, una linea guida in più quando tu ti stai approcciando a un progetto del genere. Invece, ad esempio, nel mio caso, io mi sono trovata immersa sostanzialmente da un momento all'altro in un mondo di commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro, senza sapere minimamente come giostrarmi. Eh sì. E quella è una parte intensa e comunque da gestire, che ti toglie tanta energia, dove invece magari vorresti dedicarla ad altro, alle persone, al tuo progetto. E poi ovviamente anche tutto il discorso investitori, investimenti, non è semplice, no? Perché comunque devi andare a dimostrare che il progetto, per quanto tu ci creda tantissimo, ha una sua fattibilità, quindi ci deve essere una sostenibilità economica dietro, devi essere credibile, dimostrare tante volte magari più di quello che sei, proprio per cercare di convincere che quello che stai facendo è qualcosa in cui credi, che non solo cambia la tua vita, ma può cambiare quella degli altri. Devo anche ammettere però che questo ci ha fatto crescere tanto, ci ha migliorato tantissimo e ci ha permesso poi di arrivare anche un po' al cuore delle persone con quello che è la nostra vera visione, no? La nostra vera missione di cambiare un po' il gaming nel nostro piccolo come primo step per portare anche un po' più di accessibilità. Bello, è bello vedere gli occhi che ti brillano a parlare del progetto. Qui vedo una ragazza giovane che è riuscita, nonostante tutti gli impedimenti, compresi quelli burocratici, la burocrazia in Italia lo sappiamo è dura e complicata, però siete riusciti comunque ad arrivare a questo punto. Questa è una cosa importantissima. C'è un tema a cui hai accennato, ma che secondo me non è piccolo, se possiamo lo trattiamo anche solo in pochi minuti: il tema della cultura d'impresa. Io in questa settimana ho incontrato vari rappresentanti delle associazioni, non del gaming, ma chiaramente di più ampio respiro legati ai giovani, e tutti mi hanno detto: in questo paese manca un po' la cultura d'impresa, cioè viene insegnato ai ragazzi nelle scuole un po' tutto quello che riguarda ciò che si può imparare sui libri, non viene mai tanto insegnata la cultura dell'impresa, quella dell'imprenditorialità, quindi anche a volte ad accettare il fatto che si possa fallire, come provare ad andare avanti. Questa secondo te potrebbe essere una strada che si potrebbe percorrere nella scuola, diciamo non di domani, ma almeno in quella che dovremmo andare a riformare, cioè provare a fare un po' più attenzione a questo lato per permettere poi ai ragazzi di riuscire ad emanciparsi?
Assolutamente sì, secondo me non solo si potrebbe, ma si dovrebbe, perché quello è stato un grosso limite che ad esempio io ho sentito all'università. Vabbè, poi io arrivavo da un percorso di studi completamente diverso, avevo fatto il liceo classico, avevo scelto economia proprio perché avevo voglia di mettere in pratica quello che stavo studiando. Quindi nonostante la mia famiglia non fosse felicissima, ho cambiato proprio un po' totalmente strada all'ultimo. E mi aspettavo in realtà di trovare un ambiente un pochino più dinamico che avesse voglia di farti vedere, no? Di entrare nel vivo di quello che era poi realizzare qualcosa, creare qualcosa, ma anche solo entrare nel mondo del lavoro. Invece ho trovato grosse barriere, appunto, come dicevi anche tu, anche culturali, sia dal punto di vista magari dei professori, di quello che era l'ambiente, ma anche purtroppo, devo dire, nei ragazzi tante volte, perché c'è poco questa voglia qua ancora di mettersi in gioco. Trovo che i ragazzi non vedano che le possibilità in realtà ci sono, bisogna avere voglia di mettersi in gioco e dimostrare, no, che si possono cambiare le cose. Questo mi ha fatto un po' arrabbiare. Ad esempio, una delle cose che racconto ogni tanto è che una delle domande che ci avevano fatto in un'aula di economia era: ragazzi, quanti di voi vogliono realizzare un vostro progetto, vogliono fare un'impresa un giorno? E io mi ricordo che ad alzare la mano in quell'aula siamo stati 5 ragazzi su 500, una cosa del genere. E quasi io mi sentivo in imbarazzo, no, nell'alzare la mano, perché ci si sente quasi, non lo so, arroganti o comunque sbagliati nel volersi mettere in gioco e fare qualcosa di proprio. Invece, secondo me, è un sentimento importante che soprattutto i ragazzi dovrebbero avere. Certo, però è chiaro che se da subito non glielo insegniamo all'interno delle scuole, poi è difficile riuscire a chiedere di avere fiducia in se stessi, nei propri progetti, nelle proprie idee. Poi, al di là del discorso del finanziamento, che è sicuramente un tema sul quale si possono investire maggiori risorse, però è proprio anche un tema legato al fatto di provare a buttarsi a insegnare ai ragazzi come affrontare questo tipo di difficoltà quando ce l'hanno di fronte. Visto che l'hai tirato in ballo tu, allora io te lo chiedo, come mai hai studiato il liceo classico, visto che poi la tua passione mi pare e il tuo cuore mi pare spostato verso tutt'altro tipo di materie? Visto che insomma, i programmi direi che forse è la cosa più distante Sì. dal liceo classico che io possa immaginare. Beh, allora io da piccola ho sempre amato, insomma, scrivere, mi piaceva tantissimo anche leggere la letteratura, la storia, filosofia. Alle medie non ho avuto dubbi, avevo proprio un po' quella propensione lì, e quindi è stato un po' un percorso naturale. Devo ammettere invece che poi, dopo 5 anni molto intensi di liceo, dove ho studiato tantissimo, ma a parte lo sport che mi ha salvata, perché appunto ho sempre giocato a calcio, e quindi questo mi ha permesso tanto di sviluppare anche altre caratteristiche, il fatto di fare squadra, stare con gli altri, avevo alla fine del percorso di studio proprio voglia invece di dire: vabbè, no, devo fare qualcosa. Tant'è che a 18 anni sono andata a lavorare poi in un villaggio turistico per 3 mesi, sono scappata via di casa perché avevo voglia di fare e un po' meno di studiare, ammetto. E questo mi ha spinto a dire: va bene, allora devo trovare la cosa più utile per mettere in campo magari quello che ho studiato e cercare di capire come posso realizzare qualcosa che mi renda felice, che mi faccia sentire proprio appagata, perché tante volte secondo me è un po' il limite quello che è fondamentale studiare tantissimo, bisogna coltivare il talento, ma poi bisogna anche insegnare ai ragazzi a mettere in pratica quello che hanno studiato, altrimenti tante volte resta un po' fine a se stesso, secondo me. Resta sulla carta, poi alla fine quello che ho provato un po' a dire anch'io quando ricoprivo un ruolo differente, forse provare a fare più casi di studio anche quando si sta all'interno delle aule, no? Provare a fare le risoluzioni dei casi concreti che poi ti trovi ad affrontare nel mondo del lavoro, ma parlo anche per me che ho studiato giurisprudenza, alla fine studiamo tomi e tomi di libri in maniera mnemonica, e poi quando ti ritrovi a dover praticare, il mondo è diametralmente opposto, per cui non dico diametralmente opposto, ma abbastanza diverso, per cui servirebbe provare a mettere in pratica quello che si studia anche per stimolare, per provare a sviluppare
altri tipi di competenze, in primis l'elasticità mentale, perché se poi chiediamo soltanto di studiare in maniera mnemonica è poi difficile. Forte, la tua storia è veramente bella e ci tenevo a provare a Assolutamente. raccontarla qui, perché questa è una piattaforma frequentatissima dai ragazzi, sono tutti ragazzi che giocano ai videogame e visto che un po' sto cominciando ad affrontare il tema dell'orientamento, io credo che forse non è colpa dei ragazzi che non sappiano che cosa vogliono fare o non riescano a trovare il lavoro giusto per loro, è colpa del fatto che non riusciamo a fargli anche un orientamento mirato spesso. All'interno delle scuole, ma spesso non presentiamo neanche dei modelli giusti. Io ne parlavo in qualche diretta fa. E se non riusciamo a presentare un modello femminile di CEO di un'azienda che fa qualcosa nell'ambito tecnologico, quindi in materie STEM, che sono poco scelte in particolare dalle ragazze, soprattutto in una fase di età molto, molto giovane, è difficile poi che le ragazze lo scelgano. Quindi anche per questo ci tenevo ad invitarti qui e a provare a fare una chiacchierata con me su quello che hai fatto e a dire ai ragazzi che ci stanno seguendo, se avete delle domande da porci, di porcele, che cosa hai fatto, che studi hai intrapreso per riuscire a realizzare il tuo sogno, le difficoltà. E quanto hai dovuto essere stoica, forse magari anche più di un collega uomo per riuscire a raggiungere questi risultati, immagino parecchio. Sì, beh, quello diciamo che, insomma, io ho avuto la fortuna di essere circondata da tanti uomini e tantissime donne super intelligenti e che non mi hanno mai fatto sentire questa cosa qua come se fosse un problema, anzi, però i numeri parlano chiaro, no? Quindi è evidente che questo problema ci sia. Per fortuna adesso non sono solo i numeri a parlare, ma anche le persone a parlarne, a sottolinearlo. Ora, secondo me, sta a noi dimostrare che appunto queste percentuali più di tutto portano uno spreco di potenzialità enorme e non ci possiamo permettere di sprecare risorse, di sprecare persone che meritano di ricoprire certi ruoli e che devono, secondo me, esprimersi al meglio. Quindi, per me questa è stata sempre un po' una spinta in più. Devo dire che ho avuto la fortuna anche di lavorare con altre donne in altri lavori che ho fatto e ho visto un po' questo sentimento molto bello di aver voglia di dimostrare. Quindi, secondo me, va cavalcato e va utilizzato perché speriamo che tra un po' non ce ne sia più bisogno. Senti, e ai ragazzi che magari ci stanno seguendo, sono giovani e a cui i genitori immagino diranno, perché solitamente i genitori questo tipo di affermazioni le fanno, ma non perdere tempo con i videogiochi. Tu che consiglio ti senti di dare rispetto alle prospettive lavorative che potrebbero avere, alle Beh. capacità, alle competenze grandi che potrebbero sviluppare anche tramite il gaming? Allora, sicuramente nel mio caso, come in altri, i videogiochi e più in generale la tecnologia, credo possano diventare uno strumento per superare delle barriere, no? Penso alla distanza, ma penso anche appunto nel mio caso alla disabilità, quindi l'opportunità che ci danno. Di metterci alla pari, perché se io e te giochiamo da due posti del mondo diversi con il nostro nickname, siamo io e te, ma potremmo essere chiunque, no? Questa è una cosa potentissima che ci permette di fare il videogioco e la tecnologia. Poi soprattutto anche il fatto che secondo me il gaming sta prendendo forte questa piega, no? Di condivisione di tempo con gli altri. In un momento così difficile dove siamo lontani, forse è da coltivare questa opportunità perché un ragazzino che può comunicare con i suoi compagni, può giocare, può condividere dei momenti, magari non solo appunto con i suoi amici, ma anche con i suoi genitori, con i suoi zii, piuttosto che con i suoi nonni, è un'opportunità incredibile che secondo me va coltivata ed è un'industria che sta crescendo tantissimo e che inizia a dare insomma le sue opportunità anche in Italia, quindi perché no? No, soprattutto io ci tengo a portare un po' di attenzione su questo perché effettivamente è un mercato che sta crescendo tanto, che è amato tanto e che permette ai ragazzi di superare le barriere, come dicevamo prima, di crescere sul fronte della capacità di ragionamento, per cui dovremmo spingerlo e provare ad introdurlo. Come una nuova modalità di insegnamento, non portare i videogiochi nelle scuole, ma provare ad usarli per imparare
ad imparare in un'altra maniera, diciamola così. Mi scuso per il problema di audio che ho oggi, ma ogni tanto capitano anche questo tipo di problematiche. C'è un ragazzo che commenta che è completamente d'accordo con te. Lui arriva da un istituto alberghiero e quello che ha amato è il fatto che il ristorante fosse gestito direttamente da loro, quindi il fatto che forse i ragazzi vengano coinvolti di più anche nell'ambito scolastico e vengano messi a fare i praticoni, come si diceva al mio tempo. Quindi si sporgono un po' le mani, aiuta anche a volersi poi mettere in gioco nel mondo del lavoro successivamente, con un po' la storia che hai raccontato tu. Pensavi di arrivare lì tutta con un'impostazione che era studio, invece poi si è tradotta effettivamente in un lavoro, in una progettualità. Assolutamente, è molto importante secondo me al di là di quello che si studia, trovare sempre il modo di trasferire le conoscenze che si apprendono nella vita, no? Non solo magari anche nel lavoro, ma cercare di avere un riscontro poi pratico. Secondo me i professori più bravi appunto che ho avuto sia all'università che alle superiori sono stati quelli che sono stati in grado di trasportare quella conoscenza che stava solo sul libro, sulla loro vita e poi sulla tua. Quello ti rimane molto di più. Bello, bello questo che hai detto. Senti, c'è un ragazzo che ti fa i complimenti e io concordo sul fatto che bisogna avere coraggio. È chiaro che se siamo i primi noi a non avere il coraggio delle nostre idee, è poi difficile riuscire a realizzarle. Poi in realtà anche ogni tanto si può sbagliare, capita, è difficile, gli ostacoli ci sono, ci saranno sempre, però è stato bello che tu sia venuta qui a raccontare la tua storia. A dire ragazzi, guardate, sono giovane, è qualcosa di incredibile. Sarebbe stato bello avere una preview oggi, ma purtroppo mi sa che non è stato possibile. L'app esce, quando esce l'app? Hai detto che non a giugno, giusto? Correggimi. Prima avevamo detto giugno, ma è Uscirà uscito sì forse tutto il. quest'estate, a giugno uscirà quella definitiva e poi in realtà tra un mesetto ci sarà già la possibilità di scaricare una beta per le persone che avranno voglia di iscriversi, insomma, come beta tester, come supporter per iniziare a testare i primi giochi e poi appunto la versione definitiva per tutti sarà disponibile quest'estate. Speriamo poi anche a settembre-ottobre di lanciare un vero e proprio torneo. Ci piacerebbe Bello. coinvolgere anche appunto pro gamer vedenti che vadano a sfidare noi e le persone insomma che ci stanno seguendo, che stanno iniziando a giocare, quello secondo me sarà un messaggio potentissimo da lanciare tutti insieme. Molto bello, un messaggio, giochiamo insieme senza barriere, diciamola così. Bellissimo, io ti ringrazio tanto per la disponibilità, magari ci rivedremo, chi lo sa, tra qui e ottobre, se avrai voglia di venircelo a far vedere. Qui direttamente, così proviamo anche Assolutamente. a testarlo. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, oltre a Tarianna per la disponibilità. Faccio gli auguri chiaramente di buona Pasqua a tutti e vi preannuncio anche che intendo fare altre dirette di questo tipo, con altri CEO che ci possono venire a raccontare le nuove professioni alle quali si può ambire grazie alla tecnologia, perché la tecnologia oggi arriva a tutto raggio, non solo nell'ambito del gaming, ma anche nelle professioni più tradizionali, per cui credo che sia importante conoscerle se vogliamo fare delle scelte consapevoli rispetto anche al mondo del lavoro e del nostro futuro. Grazie, grazie Arianna, sei grandissima. Grazie a tutto e grazie a tutti. Grazie, Grazie a tutti voi, grazie buona mille, Pasqua. grazie, un Ciao. abbraccio, buone feste. Ciao, ciao, ciao.